Salve a tutti, ospite di oggi Alessandro Aldrovandi, trader indipendente e con lui daremo uno sguardo ai maggiori indici internazionali. Allora, Alessandro, cosa sta succedendo di interessante? Sì, beh, partendo dal mercato italiano è possibile osservare come nell'ultimo mese, praticamente da metà agosto, l'andamento delle quotazioni abbia una direzione laterale discendente, ma probabilmente più laterale che discendente. Non siamo, nonostante i ritracciamenti, mai scesi sotto l'importante soglia dei 25.500 punti e da diverse sedute continuiamo, e questo è un fatto decisamente positivo, ad aggrapparci al livello 26.000 che qualche giorno perdiamo ma qualche giorno recuperiamo. Tutto sommato continuiamo a lavorarlo e a muoverci all'intorno di questi 26.000 punti, quindi certo non siamo così vicini al massimo realizzato lo scorso 13 agosto sul livello 26.680, ma comunque ci manteniamo ancora abbastanza alti e possiamo assolutamente dire che sul mercato italiano ci manteniamo comunque ancora impostati al rialzo. Passando invece al DAX, quindi al mercato tedesco, sì, la situazione non è molto differente, se non altro questo piccolo ritracciamento in corso che è presente anche qui, ovviamente deriva da un, però rispetto al mercato italiano, da un massimo storico realizzato addirittura sopra la soglia dei 16.000 punti mai raggiunto in precedenza, quindi di per sé il ritracciamento in corso, anche se lieve, era assolutamente prevedibile e anche auspicabile, diciamo un ritracciamento abbastanza fisiologico. Anche in questo caso, comunque, sebbene l'andamento sia leggermente discendente, le quotazioni vedono un importante supporto sul livello 15.500, mai violato con chiusura daily, qualche volta nell'intraday sì, ma con chiusura daily sotto 15.500 non lo abbiamo mai visto neanche a fine luglio, quindi supporto molto importante. E tutto sommato continuiamo a navigare tra il livello 15.650 e il 15.900, anche in questo caso l'impostazione rimane rialzista e il mercato rimane molto forte, su quotazioni molto forti, veramente bastano poche sedute per andare nuovamente a battere e realizzare nuovi massimi storici. E poi infine uno sguardo oltreoceano al mercato americano con lo Standard & Poor's 500, anche qui mercato assolutamente forte, mercato assolutamente rialzista sia nel breve che nel medio che nel lungo periodo, lo diciamo ormai da quasi un anno, e quindi l'impostazione anche qui è più che positiva. Il mercato si muove, il mercato americano si muove in modo ciclico con strappi rialzisti anche durature e qualche seduta fortemente negativa che viene solitamente riassorbita. Ecco quindi due cose da segnalare. La prima che siamo in questo momento all'interno di una fase di ritracciamento, quindi siamo in quella fase in cui ci sono 3, 4, 5 sedute negative anche consecutive che ne fanno appunto un mini trend ribassista, ma se tutto prosegue come dovrebbe proseguire e come è avvenuto negli ultimi anni, questa fase negativa potrebbe essere riassorbita e si potrebbe andare
nuovamente a battere nuovi massimi storici per lo Standard & Poor's verso il 4.550. Starei molto attento al supporto di 4.450, anche perché prima o poi sul mercato americano la pacchia finirà con l'annuncio di una sorta di tapering che si farà da parte della Fed verso la fine dell'anno, e poi lì quindi arriveranno i problemi, i guai per il mercato azionario, e potremo assistere ad una inversione di tendenza più spiccata, più duratura. Quindi diciamo che sono le ultime settimane in cui ancora possiamo stare tranquilli ed andare long sul mercato americano. Perfetto Alessandro, io ti ringrazio per le informazioni, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana, buon trading a tutti.